Salve, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. È stato notificato a Siracusa, dove comanda dall'agosto del 2016 il nucleo di polizia tributaria, il provvedimento di custodia cautelare in carcere al tenente colonnello Massimo Nicchiniello, una delle 16 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta Mose della Procura di Venezia, legata alla concessione di denaro doni in cambio di sconti nelle sanzioni per evasioni fiscali. L'ufficiale è accusato di reati commessi quando era in servizio a Udine. L'indagine condotta dal PM di Venezia Stefano Ancilotto è nata da alcune intercettazioni che erano state eseguite nell'ambito dell'inchiesta Mose. Le 16 misure cautelari sono state eseguite nella notte dalla Guardia di Finanza. A Siracusa è stata assicurata la continuità operativa intanto del nucleo di polizia tributaria. L'appalto CSI al centro di una protesta questa mattina con lo blocco delle portinerie nella zona industriale. Portinerie della zona industriale presidiate dai lavoratori. Cosa è successo? Vede il direttore Anania, non si capisce questa situazione. Mentre in altre situazioni complicate, come altre aziende, come la Comez, come dire il sindacato ha trovato alla fine poi un sistema come andava avanti. Qua invece è una situazione che non si riesce a capire. Stiamo parlando di una vecchia azienda, CSI, dove fino all'altro ieri impegnava circa 50 lavoratori. Adesso ci vengono a dire chi ha assunto la nuova commessa, ma la stessa committente, che il lavoro c'è solo per 15. Allora c'è qualcosa che non va. E secondo il mio punto di vista la cosa che non va è la sicurezza. Perché se noi stiamo abbassando i livelli occupazionali e i livelli, come dire, di lavoro, vuol dire che all'interno non c'è più sicurezza. Quindi alla fine chi non solo stiamo mandando e vogliono mandare, che il sindacato non permetterà mai di mandare questi lavoratori a casa, ma stiamo mettendo anche in pericolo la vita che circonda questo territorio. E stiamo parlando di Melilli, di Priolo e stiamo parlando di Augusta. Meno sicurezza, meno opportunità, come dire, di lavoro e meno sicurezza dentro le città. La vostra preoccupazione è proprio l'appalto, l'aggiudicazione, sì, dell'appalto. È proprio l'appalto, cambia l'appalto e ogni cambio di appalto ci troviamo con i lavoratori che presidono le portinerie e che hanno nella loro mente di mandarle a casa senza retribuzione e senza lavoro. Noi stiamo chiedendo, lo chiediamo da tempo, i metalmeccanici che dobbiamo mettere all'interno della gara d'appalto una clausola sociale. La clausola sociale prevede che chi perde l'appalto, chi subentra, si deve prendere il lavoratore. Questo non sta avvenendo e noi insisteremo questa cosa. Anche faremo un settore industria di CGL, CISL e UIL in modo tale che dobbiamo inserire la clausola d'appalto. Questi lavoratori non ce lo possiamo permettere. Chi esce da qua diventa un disoccupato a vita e ognuno di noi ha famiglia. Ma intanto davanti alle portinerie protestavano questa mattina anche i sindaci di Melilli e Priolo in fascia tricolore, protestavano per le assunzioni della Priolo Servizi. Ma di più vi diremo ora nelle prossime edizioni. Andiamo avanti, parliamo di politica. Il PD sostiene che ci sia una questione morale che attraversa la politica ma che interessa principalmente l'amministrazione della giustizia. Il Partito Democratico punta i riflettori sulle vicende giudiziarie recenti che hanno caratterizzato anche l'attività economica e politica siracusana. Lo fa il segretario provinciale Alessio Lo Giudice, che denuncia un quadro preoccupante dell'amministrazione della giustizia nel territorio provinciale e regionale. Se infatti dovessero venire comprovate le molteplici vicende in cui sembra che interessi personali, sia economici che politici, sono stati perseguiti danneggiando gli interessi generali degli enti locali e dei cittadini, saremmo di fronte ad un'emergenza istituzionale. Pur frenando rispetto ai procedimenti e alle inchieste aperte su vari fronti, Lo Giudice sostiene che non si può negare che già oggi la credibilità dell'istituzione giudiziaria stia rischiando di essere seriamente minata nell'ambito delle nostre comunità. Tutto ciò in un contesto in cui, per ragioni diverse, anche la credibilità delle istituzioni politico-amministrative è seriamente messa in discussione nella percezione dell'opinione pubblica a causa di condotte spesso difformi dal principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Il PD ha invitato i propri esponenti al rispetto delle norme dello statuto e del codice etico del partito relative ai doveri degli amministratori. Per il segretario provinciale il PD ha il compito di vigilare affinché la giustizia sia amministrata fedelmente, così come si conviene in uno stato di diritto. Per queste ragioni sosteniamo con forza tutte le iniziative promosse dai nostri rappresentanti istituzionali ed associazioni come Legambiente, volte a ottenere chiarezza, e rispediamo al mittente i tentativi maldestri di delegittimare
chi invoca a pieno titolo tali doverosi chiarimenti. Intanto una notizia proprio degli ultimi minuti inviata da Marco Faranda, segretario, i blocchi sono stati rimossi perché è arrivata una convocazione da parte del prefetto di Siracusa lunedì per discutere proprio delle motivazioni della protesta. La rubrica La Spina parla di inquinamento industriale tra silenzi, inchieste da archiviare e veleni. 50 anni di ritardi, di silenzi e di connubi. Da oltre 30 anni denunce e inchieste della Procura di Siracusa rimangono senza indagati e senza colpevoli e le carte sono tenute a lungo nel cassetto per finire nello scaffale dei fascicoli da archiviare. L'inquinamento e i veleni mietono vittime ogni giorno. La contaminazione si propaga sinistra nei paesi che si affacciano nella zona industriale siracusana. Augusta, Melilli, Villasmundo, Città Giardino, Siracusa, Belvedere, Priolo, inondati da agenti chimici velenosi multipotenti e falde acquifere inquinate da idrocarburi che provocano cancri e tumori fuori controllo. Le discariche velenose sono ormai senza il controllo dello Stato. Interessi sopra interessi si aggrovigliano nei tavoli delle istituzioni e la corruzione è diventata la regola quotidiana a tutti i livelli. Le diossine, il mercurio, gli idrocarburi policiclici aromatici, il benzene, il piombo, l'arsenico, i metalli e tanti altri ancora. Tutti immersi liberamente nell'aria e nell'acqua e tutti classificati con elevata tossicità, pericolosità, indicatori della potenzialità di compromissione ambientale contro gli esseri umani e il pericoloso rapporto con la catena alimentare, dove mare, cielo, terra e acqua sono sotto l'attacco dei veleni industriali, con l'aria avvelenata che ci colpisce fin dentro le camere da letto in piena notte. Quando si addensa con gli scarichi nell'atmosfera senza controllo, mentre i metalli nell'aria e nell'acqua provocano autismo e malformazioni. La provincia di Siracusa è ai primi posti tra quelle in Italia per il più alto rischio ambientale. I governi periferici sull'argomento preferiscono ancora oggi solo proclamare dati statistici piuttosto che deliberare, perché nella buona sostanza, quando si discute di riconversioni, bonificare, limitare i gas nell'aria e tutto il resto, quindi di aggredire l'inquinamento selvaggio, si guardano bene di non aggredire anche gli interessi economico-finanziari delle lobby della chimica e della raffinazione che speculano in danno alla salute pubblica. Chi vive in una città inquinata dalle industrie ha un rischio maggiore del 25-30% di contrarre una patologia tumorale. Sono oltre ogni limite i morti all'anno per gli effetti cronici dell'inquinamento atmosferico, di cui una buona parte ai polmoni. Ad Augusta c'è la registrazione dell'arciprete Palmiro Prisutto, che annota, suo malgrado, questa strage silenziosa in crescita costante, senza riuscire a dare una spiegazione ai suoi fedeli. Ma ci sono gli specialisti, o pseudotali, quelli che cercano di evitare il panico e offrono lunghi e appassionati discorsi legati alle statistiche. Troppi i cadaveri da benedire, troppe lacrime da asciugare, troppi silenzi e connubi dietro il ricatto del lavoro, dove chi governa impegna il denaro posseduto per conquistare ancora potere e condizionare il prossimo per ricavare altri dollari, dove politica e affari vanno di pari passo. Non fateci caso. Si chiama semplicemente corruzione organizzata. Quindi abbiamo detto i blocchi davanti alle portinerie questa mattina sono stati rimossi per l'invito del prefetto ad ascoltare le ragioni di chi protestava lunedì in prefettura. Ma tutto questo, perché c'è stata questa protesta, ce lo spiega Marco Faranda, segretario UILM Metalmeccanici. Il problema, come si diceva, è sempre lo stesso: cambio appalto. E cosa succede materialmente in questo cambio appalto? Ma vedete, la vicenda si ripete, ogni cambio d'appalto noi ci troviamo ad azionare un sistema che in effetti noi non vorremmo azionare, perché è un diritto legittimo lavorare, e questi lavoratori da 30 anni che sono all'interno di questo sito industriale. È impensabile che il sindacato possa concedere questo svuotamento delle fabbriche. Quindi noi rimarremo qui fino a quando una committente come Versalis, che tra l'altro è una committente a partecipazione statale, non capiamo come mai possa anche lei dare il via a questo svuotamento e consentire che queste aziende che prendono gli appalti vengano con un ribasso, che ancora non abbiamo capito che tipo di ribasso, ma comunque che non riescono ad ottemperare quelle che sono effettivamente le esigenze della gente. In questo caso la perdita di posti di lavoro a quanto ammonta? A quante unità ammonta?
Ma delle notizie, dalle ultime notizie, dalla riunione che abbiamo fatto, e che ne abbiamo fatte veramente aiose di riunione, nelle ultime l'azienda sostiene che comunque potrebbe continuare lo stesso tipologia di lavoro che prima facevano questa diciamo, la ex società con 47 lavoratori, loro sono in grado di farla con 15. Quindi noi vorremmo capire come può essere svolto lo stesso lavoro con un abbattimento di quasi l'80% del personale. Quindi secondo noi c'è qualcosa che non funziona, quindi abbiamo chiesto l'intervento di Sua Eccellenza il Prefetto per fare chiarezza e soprattutto per parlare di legalità in questo territorio. Con la cronaca partiamo da Noto, dove la polizia ha denunciato un uomo per furto aggravato in un'abitazione. Dovrà rispondere del reato di furto aggravato in abitazione il ventenne denunciato dagli agenti del commissariato di Noto. I fatti si riferiscono al 9 giugno, quando ignoti malviventi si introducevano attraverso una finestra in un'abitazione, approfittando dell'assenza del proprietario, dopo aver rovistato ovunque e messo a soqquadro le stanze, asportavano uno smartphone, un bracciale in oro e contanti per un ammontare di circa 140 euro. Le indagini scattate all'indomani della denuncia del proprietario consentivano di acquisire elementi di responsabilità a carico del ventenne, che era già stato denunciato il mese scorso per una serie di furti commessi in alcune villette. Grazie alle informazioni acquisite dalle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori accertavano che il giovane in questione si era avvalso anche della collaborazione di un minore. Quest'ultimo, su istigazione del denunciato, si introduceva nell'appartamento per primo a scopo perlustrativo. La successiva perquisizione effettuata dagli agenti in casa del ventenne consentiva di recuperare parte dell'area furtiva che veniva restituita al legittimo proprietario. Oltre ad essere denunciato per furto aggravato in abitazione, il giovane è stato anche denunciato per determinazione al reato di persona non imputabile. L'Ordine degli Avvocati questa mattina al Teatro Comunale ha reso omaggio, ha ricordato la figura dell'avvocato Ettore Randazzo. Agli avvocati di ogni età, perché ci credano, anche sognando un po', nonostante tutto. Con queste parole, l'Ordine degli Avvocati di Siracusa questa mattina ha ricordato Ettore Randazzo, avvocato, scrittore e giurista, scomparso da qualche mese. Cornice del Memorial del Teatro Comunale di Siracusa. Ricordi, racconti e letture di alcuni scritti sulla professione e sulla vita. Capita di rado, no, che un avvocato, un penalista entri così tanto nell'immaginario di una città. Lo ha fatto Ettore Randazzo, oggi viene ricordato anche in un modo particolare. Capita di rado perché di rado si ha la fortuna di incrociare nel proprio percorso di vita, a me per esempio è capitato, personaggi unici nel loro genere, e questo è stato Ettore, che ha identificato in sé e ha consentito ad altri di identificare in lui quella che è la figura classica del penalista. Oggi si è inteso da parte del Consiglio dell'Ordine non tanto rendergli omaggio, ma è iniziare un percorso di riflessione su questa figura, volerla guardare a tutto tondo, al di là quindi semplicemente di quella che è l'immagine forse più classica, quella maggiormente veicolata, quella dell'avvocato, dello straordinario maestro, ma anche e soprattutto iniziando ad indagarne l'animo, che era anche quello dello scrittore, quello del produttore, non direi di cultura, ma forse più semplicemente era anche maggiore di civiltà rispetto a questa città, alla quale ha regalato tantissimo, ha regalato momenti di cultura straordinaria quale Agon, ma ha regalato anche una visione della propria professione che lo restituisce all'intera nazione e all'avvocatura di questa nazione. Parliamo adesso dei mondiali di Coffee Show a Budapest, un ottimo successo per Matteo Beluffi. Il Coffee Show di Siracusa ha portato fortuna ai partecipanti ai mondiali di latte art di Budapest. Tutti coloro che hanno aderito alla performance siracusana si sono infatti ritrovati sul podio. Soddisfatto e orgoglioso del risultato, Gaetano Bongiovanni dell'associazione Mangiare Bene, non solo per quanto appreso dai campioni a Siracusa e messo in atto ai mondiali. Sul podio ben sei finalisti dalla Thailandia, Giappone, la polacca Agnieszka, che ha partecipato al Coffee Show di Siracusa, Michalis
Cyril Greco e Matteo Beluffi, vincitore del Coffee Show di Siracusa del 2016, che sono andati tutti in finale. Un Matteo Beluffi emozionato ma con mano fermissima ha regalato una gara finale molto ricca di abilità manuale, con cappuccini ben contrastati e disegnati, come lo spettacolare The Bull, il toro, con cui ha chiuso la sua performance. Una prestazione di sicuro valore, ma che ha avuto l'handicap di un overtime. Matteo ha chiuso mondiale che lo ha fatto un po' arrabbiare, come ha detto alla conclusione della gara, rendendosi conto di aver sforato con i tempi, ma che in ogni caso è entrato a far parte del club dei migliori al mondo partendo dalla vittoria tutta siracusana. Simone Cattani chiude al quarto posto assoluto il mondiale con un'ottima gara strutturata con intelligenza, portata avanti con eccellente controllo e padronanza delle molte fasi della preparazione e della descrizione fatta ai giudici. Dopo il campione mondiale Davide Berti, Simone si affaccia con autorevolezza sullo scenario di questa disciplina con un esordio fantastico. Riflettori puntati al prossimo Coffee Show di Siracusa, che si conferma un ottimo serbatoio di neocampioni. Premio di sport ai giovanissimi della Pantanelli, pronti alla sfida conclusiva per il titolo nazionale. Pronta ad affrontare le finali nazionali del campionato giovanissimi dilettanti di calcio. I ragazzi allenati dall'ex gloria del Siracusa Strigari sono stati inseriti nel gruppo B con Chisola, campione piemontese, e San Michele Firenze. L'esordio in calendario è fissato per il 24 giugno alle 18 contro i fiorentini a San Vittore in provincia di Cesena. Una società dilettantistica, è la prima volta che una società dilettantistica della Sicilia orientale sia tra le prime sei d'Italia. Infatti noi abbiamo vinto sia il campionato regionale che il triangolare interregionale, quindi adesso ci proiettiamo nelle finali scudetto, appunto a rappresentare Siracusa e la Sicilia intera. Questo successo insomma lo devo a tutti i componenti, allo staff tecnico rinnovato, al direttore Giancarlo Betta e anche in parte alla metodologia Juventus, perché noi da quest'anno siamo entrati tra l'elite delle scuole calcio Juventus, quindi con una metodologia specifica e particolare che veramente ci ha permesso di fare un salto di qualità notevole. Quindi per noi era fondamentale vincere questo triangolare per fare la storia, cioè noi stiamo facendo la storia del calcio giovanile e siracusano e non solo, perché ripeto, ci andiamo a confrontarci con le migliori realtà d'Italia e siamo veramente tra le sei più forti d'Italia. Quindi questo sia di buon auspicio per il lavoro che verrà fatto l'anno venturo. Bene, è tutto, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programma.